Parto da una frase che ha detto prima la consigliera Zapaterra e con cui mi trovo d'accordo. La fusione funziona quando non viene politicizzata. Peccato che in questo caso... E lui, vabbè, Fabri, Zapaterra... Comunque, non mi interessa... L'importante non è chi l'ha detto, ma insomma... l'assunto. Peccato che in questo caso la fusione è stata politicizzata, ma è stata politicizzata completamente dal Partito Democratico, perché non si tratta di tifoserie, mi dispiace, qui non si fa il tifo, qui si tratta di analizzare i territori e di analizzare le volontà dei cittadini. Non mi sto a dilungare nuovamente su quelle che sono le nostre proposte, perché c'è un comune che si è espresso contro, ma ci sono due comuni che si sono espressi a favore, quindi un problema effettivamente di rispetto della volontà dei cittadini c'è, perché in ogni caso... si deve trovare una quadra in qualche modo per rispettare la volontà di tutti i cittadini. Ma il problema non è questo, il problema è che lo studio delle fusioni non deve partire da uno studio di fattibilità che parte dalla volontà dei consigli comunali, deve partire dalla volontà popolare, deve partire da uno studio non solo di fattibilità ma anche di progettualità. Non si può pensare di impostare le fusioni solo appunto dicendo che per 5 anni si avranno degli incentivi economici, ingolosendo così i cittadini, perché al termine di quei 5 anni cosa succederà? Ci è stata anche posta la domanda da alcuni, ma se queste fusioni non funzionano, se effettivamente non ci sarà un efficientamento dei servizi, possiamo tornare indietro? Se funzioneranno addirittura peggio, perché non è solo quanti soldi si danno ai comuni, ma anche come i comuni li spenderanno questi soldi, perché se poi vengono spesi male e non si raggiunge il risultato dell'efficientamento dei servizi, alcuni cittadini addirittura ci hanno chiesto se paradossalmente un domani si potesse tornare indietro rispetto alla fusione. Quindi c'è un percorso di mancata, cioè c'è un problema di mancata condivisione fin dall'inizio, per non parlare poi insomma delle opinioni contrastanti all'interno dei sindaci, tra i vari sindaci dei tre comuni, le dichiarazioni del Partito Democratico che prima voleva tirare dritto come un treno, poi all'improvviso ha frenato di botto, quindi diciamo che la situazione non è delle più semplici ed è comunque, si è comunque verificato all'atto pratico quello che noi avevamo paventato durante la discussione della nuova legge sulle fusioni. Quindi chiaramente questo progetto di legge si riferisce a una fusione di 3 comuni e in questo momento è chiaro che non si può imporre una fusione a 3 se una parte dice di no. Su questo concordiamo. Sicuramente all'interno della maggioranza e della giunta comunque bisogna che si faccia chiarezza riguardo i percorsi da seguire quando appunto ci si trova in situazioni del genere, e questa è solo una fusione a 3. Non oso immaginare quando ci dovessero essere delle fusioni ancora più numerose tra appunto più comuni.